Sifu, il CISO è standard per tutti, ma che indicazione consigliate di dare ad una persona forte o meno forte in un contesto reale? Bisogna indietreggiare, andare avanti. Come si può comportare quindi una persona che è molto forte fisicamente e un'altra meno forte? Allora, è chiaro che se io sto interno e esterno cambia qualcosa, dipende dalle direzioni della forza. Se una persona forte, ok, attacca qua dentro, questa forza va gestita e non va contrastata. Se tu hai più forza di me lo puoi fare, se tu hai una buona pressione, quando io attacco tu entri, ok? Succede questo. Con una persona più debole no. E allora lei deve imparare a controllare questa forza per creare un varco di entrata. Può darsi che se io faccio così, questo braccio mi fa andare fuori e poi attacca. Cosa che io con un braccio così, quando lei attacca, io vado direttamente. Se lei attacca, io vado direttamente. Ma se ho un braccio più forte attacca verso di me, lo faccio andare via e poi vado. Oppure lo accompagno e poi attacco. Oppure lo vado a contrastare se me lo posso permettere. Quindi un braccio più debole deve gestire la forza dell'altro. Ma come? Le spalle, gioco del corpo, simultaneità di azione se si tratta di due mani, uno cede, l'altro attacca. E in questo caso la rotazione è vantaggiosa. Ma io se riesco ad avere pressione, io il giro non lo faccio mai. Non è così.